E benvenuti in questo nuovo video. Oggi finalmente una nuova full face di un solo brand e in particolare vedremo Sephora Collection. Ho cambiato un po' tutto lo sfondo, quindi devo capire proprio girandomi nello studio se le luci vanno bene, è tutto ok. Comunque, appunto, stavo dicendo, Sephora Collection ha tantissime chicchine, ma spesso non se ne parla. Quindi oggi volevo racchiudere appunto una full face utilizzando solo prodotti di Sephora e in particolare alcuni li ho già provati, altri invece sono andata a recuperarli proprio ieri perché non li avevo. Partiamo dalla skincare, come sempre. Quando un brand ha anche prodotti skincare, mi piace includerli appunto nel video, partendo appunto da uno dei prodotti che preferisco di Sephora Collection, ovvero i patch occhi, patch in generale anche per il viso, maschere viso. E questi erano nuovi, io di solito uso quelli al cetriolo o quelli al caffè. Questi invece sono alla papaya e dovrebbero proprio andare a aiutare appunto a rimuovere le occhiaie, quindi direi subito di andarlo ad applicare. Profumano proprio di papaya. Belli. Grandi, morbidosi. Dopo andremo a mettere la crema. Nel mentre ho comprato sempre alla papaya questo esfoliante Lip Crab che è tipo stick. E andiamo ad applicarla sulle labbra e questi qua di solito hanno proprio uno scrub leggero all'interno, ovviamente, perché sono tipo lip balm con dei granulini. Bisogna applicarlo un po' prima che escano fuori. E mi piace in realtà questo tipo di prodotto, tipo giornalmente prima di applicare il lip balm e i rossetti, passarlo un po' così sulle labbra, proprio perché vedete è molto delicato, non va a fare proprio scrubbaggio pesante, prepotente, però risveglia un po' le labbra. Direi che lo lascio un pochino sulle labbra, nel mentre che aspettiamo 5 minuti, perché questi patch occhi c'è scritto proprio di tenerli solo 5 minuti, che per me è pochissimo, però vediamo poi l'effetto. E andiamo ad applicare anche la crema mani, c'era al cocco, vaniglia forse, non mi ricordo, ma io ho scelto quella al mango e ne avevo proprio bisogno, quindi l'ho comprata subito. È giallina, profumo molto mangoso, leggermente acidino, non è un mango proprio super dolce. Io di solito faccio così quando non voglio sporcarmi le mani, perché poi diventano un po' unte e non voglio alzarmi per lavarmele. Opsi. Comunque, essendo un balm, è abbastanza leggero, non vi lascia proprio le mani unte. Secondo me è molto carina questa crema mani. Sono passati anche 5 minuti, vado quindi a togliere il lip balm in eccesso e i nostri patch occhi che sono passati. Sono abbastanza ricchi come patch, ma rimangono ben fermi. Ok, passiamo quindi alla base. Ho due mini taglie della crema e del contorno occhi. Vado prima con la crema All Day Hydrator. Il pack è uguale, ma semplicemente in versione mini. Questi qua li avevo trovati nel calendario dell'avvento. No, mi sono dimenticata la maschera. Vabbè, volevo mostrarvi anche una maschera che stavo usando ultimamente, ma me la sono dimenticata a casa, cavola. Sì, quando mi tocco divento sempre un po' rossiccia. Comunque, non è né troppo leggera né troppo ricca, è una via di mezzo. Mi lascia la pelle bella morbida. E poi, ovviamente, contorno occhi. Questo qui l'avevo provato nella versione full size tempo fa e mi era piaciuto. Secondo me, anche i prodotti di skincare di Sephora Collection non sono niente male, appunto per il prezzo un pochino più contenuto rispetto ad altri brand. Cioè, vedete, è molto balmino, quindi super bello da applicare perché va proprio a lasciare la zona più levigata, più morbida, quindi perfetto anche per il make-up perché va a rendere la zona tutta più idratata, così che il correttore non vada sulle pieghette. Bene, penso che il contorno occhi più idratato di così non si può. Passiamo quindi al primer viso. Il primer viso appunto che avevo è LOC Plus 12 ore di idratazione e personalmente quando l'avevo provato non mi aveva fatto impazzire, come se il fondotinta una volta applicato lì sopra non fosse al top, ma oggi lo riproviamo perché ovviamente bisogna provarlo diverse volte un prodotto prima di appunto giudicarlo. È trasparente, direi gel un po' levigante come consistenza, quindi non è né troppo cremoso né troppo appunto morbido, è proprio, sembra un gel, sì. Questo è una volta applicato
E in realtà la sensazione non mi dispiace. Bisogna secondo me un po' tamponarlo dopo averlo applicato perché sennò potrebbe creare un po' pallini. E possiamo passare al fondotinta. Innanzitutto io amo la spugnetta di Sephora, questa qui. La mia, beh, ormai è un po' distrutta, l'ho usata tantissimo ed è veramente, veramente morbida e molto, molto bella. Proprio applica il tutto in maniera top. Come fondotinta ovviamente usiamo Best Skin Ever Glow, che è il mio fondotinta preferito di Sephora. Mi piace tantissimo, è sottile, leggero, va comunque a uniformare il giusto. Questo è leggermente scurino per me, però avevo questo, quindi non aveva senso che lo ricomprassi. E mi piace veramente, veramente tanto. Ovviamente è stratificabile nelle zone un pochino più problematiche, vado con due pump. Cioè, vedete com'è bello l'effetto? Finisce appunto glowy, molto naturale, però va a uniformare. Questo costa $17,99, uno dei prodotti che costa un pochino di più, però viene descritto come finish naturale radioso luminoso per tutti i tipi di pelle. All'interno abbiamo probiotici per l'equilibrio dell'ecosistema cutaneo, ha una coprenza media ed è disponibile in molte molte colorazioni, 24, quindi comunque c'è vasta scelta anche qui. Andiamo a fare anche l'altro lato, cioè vedete subito dalla prima passata comunque va a uniformare molto bene l'incarnato. E tadam! Questo è il finish, quindi sì, pelle uniforme ma non troppo coperta, radiosa, e confermo che il primer mi fa venire dei pallini di prodotto. Quindi personalmente primer non ci siamo. Fatemi sapere se è successo anche a voi o se magari è il mio che ha qualcosa, appunto, si è seccato, non lo so, ma fin da subito non mi era piaciuto. Passiamo quindi al correttore, sempre di Sephora ovviamente. Mi fa strano fare i video full face perché di solito ovviamente utilizzando diversi brand dico ok, ora fondotinta di correttore di... Invece no, qui è tutto Sephora Collection. Correttore ovviamente della stessa linea, Best Skin Ever. E ho preso la colorazione 13. Vediamo se riusciamo a schiarire un po' questa base. La vado ad applicare qui. E sulle zone che voglio appunto illuminare. Io avevo anche l'altro correttore, adesso ve lo mostro, ovvero lui, però questo mi piace utilizzarlo dopo per illuminare maggiormente, quindi questo 13 l'avevo preso per correggere un po' le occhiaie e iniziare già a dare un po' di uniformità al contorno occhi. E poi l'altro invece proprio per illuminare, perché è molto più leggera la texture, quindi per chi cerca correttori molto molto impercettibili, ecco. Mentre io, avendo tante occhiaie, ho bisogno di più coprenza all'inizio. Ah, è uno dei best seller. Non vedi? 14,99 euro. Copertura piena, totale, massima. Finitura naturale per tipi di pelle qualsiasi. Cioè, l'hanno descritti tutti quanti. Una nuova generazione di correttori per un risultato naturale immediato. Il correttore Best Skin Ever unisce make-up e trattamento terapeutico per migliorare la zona del contorno occhi con risultati impeccabili. Sottile è sottile, non lo percepisco così coprente, appunto come hanno scritto sul sito, però effettivamente io ho delle occhiaie abbastanza importanti, nel senso che ci sono diversi motivi per cui una persona ha le occhiaie. Il mio caso purtroppo è con la pelle sottilissima in questa zona e quindi si percepiscono tutte le venette, tutto quello che c'è appunto al di sotto della pelle, e quindi si nota un sacco. Per questo di solito conviene usare due correttori, uno un pochino più aranciato, pescato, e uno più chiaro. Però non ce n'era uno pescatino che mi piaceva di questi correttori, quindi alla fine ho scelto solo il numero 13, che effettivamente per le mie occhiaie va bene, ma servirebbe uno più aranciato per contrastare, no? Però molto carino. Non è sicuramente tra i più coprenti che ho mai provato, però fa il suo dovere. Non ho trovato blush in crema, bronzer in crema, quindi appunto con Best Skin Ever Glow vado a illuminare le zone sempre più alte del viso. Se cercate qualcosa di un pochino più coprente, scegliete questo. Se invece volete qualcosa di super radioso, second skin, questo qui. Entrambi comunque secondo me sono molto molto carini, ovviamente dipende dal vostro tipo di occhiaie. Io ad esempio solo con questo qua, glowy, non potrei andare da nessuna parte perché è estremamente leggero.
Questa volta lo applico con un pennello per avere maggior coprenza. E da questa è la nostra base, mi piace tantissimo. Secondo me questi prodottini veramente delle chicchine. Ora andiamo a fissare tutto con la cipria in polvere libera. Avevo visto, e per questo mi è venuta voglia di fare questo video, un video in cui paragonavano questa è una delle migliori ciprie, proprio perché dovrebbe essere sottilissima, che va a levigare la pelle. Quindi chi sono io per non provarla subito? Vediamo com'è. Penso che non ci siano altre colorazioni, questa è la Universal. La vado a sbattere un pochino qua sul tappo e la applico con un piccolo puff. Questi qua vi permettono di avere proprio un effetto levigato perché va a penetrare bene nei pori e tac 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 fissa il tutto. Effettivamente è iper sottile e leviga. Sul resto del viso faccio una veloce spolverata con un pennello. Mi sembra promossina anche lei, forse leggermente va a seccarmi, ma secondo me è stata colpa del primer, perché in alcune zone vedo proprio dei pallini che si stanno creando. Lo sapevo. Passiamo quindi al blush. Sono usciti questi Sephora Colorful Blush. Avevamo provato questa colorazione qui, che ovvero è la 17, e ieri ho comprato la 51, che è un pochino più nelle mie corde ed è tipo un rosa quasi lillina, super chiaro, e secondo me sarebbe carino anche mischiarli, perché no? Eccoli qua. Trovo carino anche il fatto che abbiano il pack come il colore fuori, dentro. E appunto applichiamo prima questo qui. Sapete, mi piace fare un effetto un po' degradé, quindi nella parte più alta. Invece poi questo nella parte più alta qui, nelle guanciotte. Molto carino. Come sempre io esagero, divento Heidi. Però mi piace troppo, mi sento più viva, super cute, molto belli insieme devo dire. Però tra i due forse acquisterei solo questo qui, il numero 51. Non c'erano bronzer, quindi userò uno dei miei per ripristinare un po' le ombre, anche se già il fondotinta l'abbiamo usato un po' per questo, perché col correttore sono andata a schiarire le zone e anche un po' sul nasino. Ok, per rimanere sempre in tema un po' rosa, ho preso l'illuminante in versione rosata, questo 03 Pink Flash. Allora, gli illuminanti devo ammettere che avevano dei colori abbastanza scuri, infatti il più chiaro era troppo scuro per me, e quindi l'unica opzione che ho scelto era fattibile, questo illuminante qui, che come vedete è comunque scuro, infatti non si può applicare secondo me proprio come punto luce, ma per illuminare un po' la guanciotta e dare questo effetto un pochino più glowy generale sopra il blush. Secondo me molto bello come effetto, ma appunto più soft, ok? Non proprio come si usa un classico illuminante, ma lo userei come blushino rosato luminoso. E secondo me l'effetto, avevo provato in negozio ad applicarlo al di sopra, era veramente veramente bello, si smuovono bene tra di loro e dà questo effetto radioso, vedete? Sono super glowy. Bello, molto carino. Prima di passare agli occhi applico il lip oil, questo qua l'ho comprato settimana scorsa, Shine Lip Oil, la colorazione 03, quindi quella un pochino più marroncina, caldina, che mi sta piacendo un sacco perché è super confortevole sulle labbra. E adesso che abbiamo finito la base, posso andarla ad applicare. Questo in realtà, secondo me, è molto bello anche con una matita. Volendo, volando, uno può applicarselo con una matitina e usarlo proprio come glossino, essendo così shine. Adesso io invece lo applico solo come trattamento. Siamo a buon punto, direi, e per ora sono molto soddisfatta di questo look. Andiamo avanti quindi con gli occhi. Come palette abbiamo la Color Shifter 05, cosa 05? Quindi quella un pochino più calda, che cozzerà del tutto con le nostre guanciotte, ma vediamo appunto come sfruttarla al meglio. Questa non l'ho acquistata io, me l'hanno gentilmente inviata. Ah, refill. Vedete che i buchetti. È fatta così, quindi qua abbiamo il topper e qua i vari ombrettini. Andrei a fissare la palpebra con il colore più panna e andiamo con il color mattone, un po' qui vicino all'attaccatura,
e con un pennello a penna vado a sfumarlo un pochino più precisamente, diciamo. Si applica bene, si sfuma molto bene, direi niente niente male, non fa fallout, è stratificabile, un ombretto molto molto caruccio, peccato appunto che non c'entra niente con il resto del look, ma va bene lo stesso. A questo punto io proverei il top perché ha questa texture un po' simile Huda Beauty, sembra molto luminosino su tutta la palpebra mobile, sfumata anche un pochino verso l'alto. Bellissimo questo colore. Ok, mi piace parecchio. Molto 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 cute. Ok, abbiamo provato solo tre ombretti, però per i tre ombretti che abbiamo provato li trovo molto performanti, facili da applicare, hanno il loro perché. Questo topper molto bello. E lo trovo un po' sui toni del rosa in realtà. Ok, dai, top. Passiamo all'eyeliner. E ho acquistato questo marrone. Quello nero di Sephora Collection è pazzesco. Però appunto ultimamente uso più quelli marroncini. Quindi vediamo com'è lui. E erano tipo eyeliner colorati mini. Vedete? Cioè proprio piccolo, piccolo, piccolo. C'era tipo verde petrolio, colori un pochino più particolari, diciamo. E noi andiamo a fare una codina. Sembrava bello pigmenté e confermo anche ora. Nonostante abbia l'applicatore in feltro e non in setole, scrive da Dio. Ed è anche un bel marrone. Aia, la puntina si sta già seccando. C'è poco da fare. Quello in feltro, appena applichi un ombrettino sotto, è la fine. Niente, raga, mi aiuto con un altro eyeliner perché non riesco a definire questa benedetta codina. Mi dà troppo fastidio vederla così. Cioè, percepite? Quelli in feltro non potranno mai competere con quelli in setole, c'è poco da fare. Con questo ombrettino singolo, che è 332 Flawless, vado a scolpire un po' la piega del mio occhio, che mi mancava un po' di tridimensionalità anche qui. E lo applico anche un po' sotto. Se vi serve un ombretto solo per la piega, questo è super bello. Io non sono fan degli ombretti singoli, però so che alcuni di voi, magari appunto se si truccano poco, potrebbero apprezzarli. Now andiamo con il mascara e faremo due occhi diversi, così vi faccio vedere due alternative. Da una parte il mio preferito, ovvero lo Size Up, dall'altra parte il Big by Definition, sempre ovviamente di Sephora. Voi quale preferite tra i due? Battaglia tra mascara, questo è molto più voluminoso. Partiamo dal Big Definition con questo scovolino. Paragoniamoli già che ci siamo. Zac. Guardate come questo è più grosso, presente, questo è sottile, piccolo. No, comunque magari ci stupirà e sarà meglio lui. Ora lo scopriremo. Io lo percepisco subito quando un mascara mi piace. Questo proprio sulle mie ciglia è acqua fresca. Posso anche metterlo dall'altro lato, che tanto non si vede. Con due o tre passate è molto più intenso, ma non abbastanza, amici. E questo è il massimo che riesco a ottenere su di me. Andiamo dal mio preferito, sperando non ci deluda. È aperto da un po' questo, quindi non so se aprire quello nuovo. No, dai. Mi sembra ancora buono. Già si capisce dalla prima passata. È un altro dei best seller. Bisogna farci più attenzione, nel senso che da subito appunto va a volumizzare tantissimo le ciglia. Quindi se ne applicate troppo l'effetto ragnetto è dietro l'angolo. Però a prescindere mi piace tantissimo l'effetto sulle mie ciglia perché le rende proprio evidenti, ecco.
Forse non è stata una bella idea usare questo già aperto. Via motorini. Perché effettivamente sono un po' grossine ora. Però sicuramente è meglio di questo che ci ho messo 50 passate. Non è ancora pieno come piace a me. Ok, prima di passare le sopracciglia, vediamo anche il volumizzante labbra di Sephora, che so che vi interessa. Vado a togliere quindi l'olio, che mi piace un casino. Cioè, lascia le labbra proprio belle e persiste come olietto, non svanisce dopo 2 secondi, come avete visto, era ancora bello che presente. E proviamo lui. Allora, in realtà a me brucia tanto, quindi non lo uso mai. Questo è lo 01. Ci sono diverse colorazioni, ha i riflessi un po' rosatini, possiamo dire. E lo mettiamo solo su metà labbro, così vedete la differenza. L'applicatore è molto piccolino e comodo. Questo è appena messo, quindi sì, glossato, però non è colorato, vedete. Lasciamolo un po' in posa. Nel frattempo ho comprato ovviamente prodotti anche per le sopracciglia. Ho preso la Micro Blending Brow Pen, ce l'ho fatta. Colorazione 03 Rich, ce n'erano altre, ma questa secondo me era una giusta via di mezzo, né troppo chiaro né troppo scuro. È praticamente come quella di Benefit con tre puntine, inizia a sentirsi il bruciore delle labbra. E di solito consigliano di avere le sopracciglia pulite per applicare, perché sennò potrebbe seccarsi e non scrivere più. Vediamo se è buono come quello di Benefit. La cosa comoda è che avendo tre dentini è velocissimo da fare il sopracciglio. Di per sé io ora ho la laminazione, quindi ho già delle belle sopracciglia, però mi sembra che scriva molto bene. Madonna, se brucia, brucia troppo. Mi piace, anche qua bisogna capire effettivamente quanto durerà nel tempo. Anche qua, non essendo in setole, ma si potrebbe seccare e non scrivere più tanto, tenetelo sempre a testa in giù in caso, così che dura il più possibile. Mancano solo le labbra, quindi vi parlo dei prodotti intanto che il tutto agisce, anche se sento già ben che bene bruciacchiare. Rossetti in stick, questi sono tra i miei preferiti. Abbiamo il numero 04 e 06, credo sia questo. Ah no, questo è lo 08, non è il mio preferito. Dove è finito il 06? Eccolo qui. No, ma un altro colore. Vabbè, ve li faccio vedere. Allora, lo 03, questo colore qui. Quindi è un po' rosatino. Madonna, se brucia! Lo 04, che è ancora più rosa. E lo 06, che è il mio preferito, giustamente non è qua. Io questi qua ce li avrei tutti in realtà. E tra quelli appunto che mi piacevano di più c'erano quelli lì. E giustamente, mo, il mio preferito non c'è. Forse a casa. Vabbè, apriamone qualcun altro già che ci siamo, ovvero questo è lo 01. Poi ci sono tantissimi rossi, ma noi non usiamo mai il rosso, quindi li lascerò chiusi. Ah no, questo è il 20, scherzavo, non è lo 02. Un pochino più malva. 07, questo qui. 09 più aranciatino, prima e dopo. Io sento ancora bruciare. Proviamo a togliere, si vede che è molto più gonfio e leggermente più colorato, non tanto. Qui si nota, qui le pieghette sono meno evidenti, sì, si nota la differenza, però appunto quando bruciacchiano così tanto a me non lo so, non fa impazzire, mi dà fastidio. Quindi, amici miei, che colore andiamo a utilizzare today? Ho fatto anche la rima. Questo era lo 08, bello scuro. Vabbè, direi che in base alla matita che ho comprato ieri decidiamo, perché io ho acquistato la matita 23 Copper Blush. È super pigmentata, eccola qua. Secondo me potrebbe star bene a uno di questi due. Che dite? È automatica, piccola, semplice, ci sta. Poi abbiamo in realtà i famosissimi rossetti liquidi di Sephora, forse i due più conosciuti sono proprio questi, quindi il rosso che è il numero 01 e il numero 13 che è proprio un nude classico che tutti secondo me hanno. E poi un altro prodotto che mi piace tantissimo sono i gloss, in particolare i miei preferiti sono quello trasparente e il numero 25, 01 e 25.
Must have, diciamo, bisogna averli questi qua. Diciamo, il trasparente sì, ma questo in particolare non so perché, ma lo uso tantissimo, è leggermente chiaro, quindi va a schiarire quelli che sono i rossetti. Mi piace applicarlo al centro, veramente, veramente bello questo. Magari dopo vi faccio vedere anche un rossetto liquido, ma penso che, cioè, è impossibile che non conosciate i rossetti liquidi di Sephora Collection. E anche qua appunto sono prodotti che per il prezzo che hanno ne vale assolutamente la pena. Infatti abbiamo la combo rossetto liquido più matita, cioè proprio un kit, a 19 euro al posto di 22,98, scontati secondo me affarone. No vabbè, hanno fatto anche il rullo opacizzante, quello in pietra vulcanica. Non so se avevate presente questo qui che andava un botto virale. Vabbè, a me non serve. Ok, vado a rimuovere anche da questo lato il rimpolpante. Questo quindi è l'effetto finale, si nota molto secondo me. Vedete, l'effetto comunque non è di labbra giganti, però sono molto più definite e lisce, così che si riesce a truccare il tutto in maniera più semplice anche volendo. Andiamo prima con la matita. È assurdo come poi sul viso cambia il colore, cioè me lo immaginavo molto meno scura. Vabbè che molto fanno anche le luci, però nonostante io abbia tolto il rimpolpante sento ancora le labbra bruciare, vi dico solo questo. La vado un po' a sfumare e vado col numero 03. Questi mi piacciono perché sono super luminosini, cremosi, lasciano le labbra proprio belle da vedere, non sono per niente spessi. Ma dai, come combo non ci sta male. Proprio belli questi rossetti. Ok, ora vi faccio vedere il rossetto liquido. E comunque secondo me rimangono tra i migliori rossetti liquidi in circolazione perché non seccano le labbra. Sono belli pigmentati. In love. E ultimo step, setting spray, immancabile. Ho comprato questo spray appunto fissante. Spruzziamolo. Voglio fare un test. Mettiamo l'ombretto e ci spruzzo questo sopra. Ora lascio asciugare e vediamo se effettivamente è uno transfer. Nel mentre, già che ci sono, vi mostro anche il gloss applicato, così vediamo proprio tutto. Vedete, no transfer, il rossetto non rilascia neanche il colore sul gloss. E questo è tipo un po' lattiginoso come colore. In realtà sta meglio con i colori un po' nudini, cioè nudini marroncini, intendevo. Sì, con questo colore non ci sta molto bene. Sì, si è ancora asciugato sto coso. Qua l'ho applicato senza setting spray e il problema è che mi ha fatto macchietta, guardate come si è scurito qua. Vabbè, comunque rimane fermo. Vediamo. Sì, non si trasferisce, mentre sotto si trasferisce e ovviamente se lo tocco si toglie, quindi assolutamente è no transfer. Peccato che questi qua così no transfer non vadano a fondere bene le polveri, infatti non vedete irritazione, radiosità, perché effettivamente è solo un setting spray. Spray, per chi si offende che faccio metà inglese e metà italiano. Vabbè, niente, quindi questa è la nostra full face total Sephora Collection. Io molto soddisfatta. Alla fine dell'ambaradam, le cose che acquisterei, che effettivamente sono poi quelle che ho acquistato praticamente io. Lip oil, assolutamente mi piace tantissimo da aggiungere al carrello. Matita labbra, molto bella, scorre da Dio, bella scrivente, bella bella bella. Come colorazioni non ci siamo perché non hanno marroncini, quindi dovrebbero, se mi volete ascoltare, aggiungere qualche altra colorazione. Rossetti, assolutamente questi qua in stick sono i miei preferiti del brand, quindi anche questi da avere. E poi devo ammettere che il fondotinta mi è piaciuto tantissimo, quindi anche lui da assolutamente provare se vi piace il finish tutto. E questa combo, raga, cioè, pazzesco.
con la mia guancia. Bellissimi, mi piacciono un sacco insieme, molto molto cute. Invece boccio assolutamente il primer che mi fa i pallini e comunque mi va a seccare le zone del viso, quindi proprio bocciato per me. E l'eyeliner marrone, purtroppo. Ah no, scherzavo, anche questo mascara. Questi tre bocciatini. Il resto valido, non essenziale, nel senso che sicuramente sono validi, però è ovviamente un gusto personale, come dire. Ci sono prodotti che io uso tantissimo, altri che uso meno, e tra questi appunto assolutamente quelli che vi ho consigliato sono quelli lì. E niente, fatemi sapere se voi avete provato i prodotti di Sephora, quali sono stati i vostri preferiti. Vi mando un bacione gigante, ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Bye bye.